Bentornati sul canale, miei cari senza Enel. Sono qui precisamente alle rovine di Zamor perché voglio mostrarvi una serie di skip glitch, ossia, come dice il nome, quegli skip che vi permettono di saltare fisicamente, ma anche in maniera metaforica, parti intere di gioco per permettervi di arrivare in punti del gioco che vi interessano più velocemente. Ora, come funziona questo primo skip glitch? Dovrete arrivare vicino al montacarichi di Rold, quindi o salendo dalla parte bassa oppure tornando indietro dalle rovine di Zamor. E esattamente nel punto in cui mi trovo adesso, quindi leggermente a nord-ovest rispetto al montacarichi che è lì, dove troverete questo ciuffetto d'erba su questa roccia. Perciò salite in groppa al vostro fidatissimo ciuchino e primo salto, secondo salto e dovete cercare di atterrare su queste rocce qui giù. Una volta atterrati qui, il gioco vi chiederà se tornare alla Marica o alla Grazia. Noi ovviamente scegliamo la Marica. Come potete vedere, siamo al sentiero segreto del Sacro Albero, perciò abbiamo praticamente saltato buona parte del gioco e tutta la parte che ci avrebbe costretti a raccogliere i due medaglioni segreti per raggiungere quest'area di gioco. Per il prossimo skip, ragazzi, dovremo raggiungere la torre ricostruita, che è questa qui, ma non ci interesserà la torre, piuttosto quel costone di roccia lì in fondo. Innanzitutto venite da qualche nemico, come anche questo qui, e fatevi togliere un po' di HP. Dopo che vi sarete fatti togliere un po' di HP, se non avete, come nel mio caso, il vaso fetido con legaccio, potete venire da questo nemico qui e farvi avvelenare. Fatto questo, una volta avvelenati, vi consiglio di correre immediatamente verso questo pezzo di roccia caduta. Io attiverò adesso questo oggetto che mi avvelenerà, permettendomi di morire il prima possibile. Ora, arrivati fin qui, saltate su questa roccia e poi su quest'altra. Una volta schiattati, il gioco vi chiederà se per caso volete tornare alla Marica oppure alla Grazia. Ovviamente, anche in questo caso, sceglieremo la Marica e saremo immediatamente teletrasportati nella parte alta, dove non potreste arrivare almeno finché non avrete portato molto molto avanti la quest di Ranni. Bene ragazzi, per il prossimo skip vi porto alla base della forgia, quindi lo skip di cui parleremo adesso riguarda ovviamente il gigante di fuoco. Entrate normalmente nella fight e cercate di sfuggire agli attacchi del boss per quanto possibile. Tra l'altro sono stato molto fortunato perché il boss ha mancato completamente l'obiettivo. In cosa consiste questo skip glitch? Come potete vedere, sono morto già parecchie volte nel tentativo di farlo funzionare, ma quando funziona è molto comodo perché vi basterà raggiungere questo posto qui, spostarvi leggermente indietro e evocare il vostro cavalluccio. Dovrete esattamente così fare un doppio salto leggermente ritardato per arrivare a saltare oltre la barriera. Da qui, ragazzi, il gigante non potrà raggiungervi, mentre voi potrete raggiungere la grazia che si trova lì in cima, permettendovi di raggiungere anche Fara Mazula, Magica Bula, Bibidi Bobidi Bu. Se invece per qualche motivo volete davvero ammazzarlo normalmente, beh, il consiglio che posso darvi, l'unico consiglio che posso darvi, è quello di sfruttare possibilmente delle armi che gli causino marcescenza. Una volta che lo avrete portato a metà vite, quindi sarà iniziata la seconda fase, dovrete arrivare possibilmente il più vicino a il grande falò, o come cavolo si chiama lui, che sta lì sopra. Praticamente su questa roccia nera, tra l'altro una delle poche qui presenti, dovrete posizionarvi e successivamente fare un primo salto e poi un secondo salto. Iniziate ad attaccare ogni
15-20 secondi. Come potete vedere, il boss è appena schiattato, ci ha donato la sua rimembranza e le sue anime. Una volta arrivati a questo punto della quest di Fia della Mignotta, sarete portati nella fight con Fortisax. Ora iniziate immediatamente a correre di lato per raggiungere il prima possibile questo punto dell'arena. In questo punto particolare, ragazzi, recuperate un po' di energie e correte verso questa parte verdognola dell'albero. Come potete vedere, il personaggio salirà da solo leggermente. Perfetto, ragazzi, quando ci sarete riusciti, la prima cosa, innanzitutto nel mio caso, tolgo dal campo la lacrima riflessa perché l'avevo evocata soltanto per distrarre il boss. Potete ad esempio mettervi qui con un arco e ucciderlo causandogli ad esempio la marcescenza o un altro status alterato. In ogni caso potrete stare tranquillamente e comodamente su questi rami a fare di lui ciò che volete, perché il boss non potrà raggiungervi in nessun modo. Adesso, ragazzi, dulcis in fundo, sono qui a Forte Faroth per mostrarvi che esiste ancora un skip in grado di portarci da Radahn, ma vi sconsiglio vivamente di effettuarlo prima di poter effettivamente combattere contro Radahn per quanto riguarda la storia del gioco. Questo perché io ho fatto vari test e il glitch funziona, vi porta da Radahn, potete uccidere Radahn, ma dopo averlo ucciso purtroppo non potrete più viaggiare verso nessun'altra grazia, perciò rimarrete bloccati per sempre da Radahn. Il glitch si attiva qui, dove ci sono questi due vasi e questi tre alberi di altezze diverse, esattamente su questa roccia che fa un angolo di circa 70 gradi, credo. Da qui semplicemente scivolate giù, vi faccio vedere anche dov'è sulla mappa, scivolate giù, morite, e il gioco vi chiederà se volete essere trasferiti immediatamente all'ultima grazia o alla statua di Marika. Per ora è tutto, ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video.